La panoramica economica si centra su due fatti molto importanti. Uno riguarda, diciamo, la coda dell'accordo Mediaset-Sky con i vari riflessi e con il magnate Murdoch lanciato all'assalto nel mondo televisivo. L'altro argomento è quello di casa nostra, nel senso che la campagna ha approvato la cosiddetta ZEF. E che cos'è la ZEF? È praticamente la zona economica speciale. Ecco, su questi due punti verterà, come dire, la corrispondenza, che sarà certamente puntuale e preciso come al solito, di Dino Sorgonà. E a lui quindi trasferirei immediatamente, come si dice, la palla, partendo dal fenomeno televisione. Allora, Dino, che è successo nelle ultime ore? Si incrocia il problema oggi di grande attualità, il tema televisivo con il tema delle telecomunicazioni in generale e della banda telefonica. Che cosa sta succedendo? Innanzitutto, a livello internazionale, Murdoch, dopo l'accordo con Berlusconi sulla Pay TV, sta con la sua società, sta comprandosi completamente tutta la Sky internazionale, ma è intervenuta l'antitrust inglese e gli ha dato l'altolà, perché accanto a questo, accanto al possesso già di una parte rilevante di Sky, il Murdoch possiede diversi giornali, il Sunday Times, il Sunday dalla Domenica, e addirittura in America il Wall Street Journal. Quindi che cosa fa? Murdoch ha promesso però o di mettere Sky News in una scatola a sé stante o di venderla a Disney. Per quanto riguarda poi le ripercussioni dell'accordo commerciale fatto da Mediaset con Sky, ci sono delle ripercussioni sulla vendita dei diritti del calcio, come tutti sanno. Il calcio, la vendita delle partite, se l'era acquisita Mediapro, cioè una società spagnola che aveva acquistato i diritti per 1,05 miliardi a stagione per 3 anni. Adesso si trova, lei è un intermediario che è obbligata a vendere questi diritti in pacchetti, ma ora si trova davanti non più a due contendenti come pensava che fossero prima, Sky e Premium, ma ha la forte preoccupazione che questi due contendenti, cioè quindi Murdoch e Mediaset, si possano mettere d'accordo per aggiudicarsi i prodotti migliori a colpi di rilancio in basso. E quindi per ora è tutto bloccato e si parla addirittura della possibilità che la Lega Calcio faccia una sua propria rete di trasmissioni calcistiche. Per quanto riguarda, come ho detto, le ripercussioni, questo schiaffo che è stato dato a Bolloré, il proprietario di Vivendi, in questo momento gli dice proprio male, perché anche nella Telecom, dove aveva fatto il padrone assoluto, si trova adesso a competere non solo col famoso fondo americano Elliott, che aveva chiesto la possibilità di avere nel consiglio di amministrazione 6 consiglieri slegati dai francesi, ma lo Stato italiano ha deciso, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, di rilevare il 5% di Telecom a difesa dell'interesse nostro. Bene, bene, chiudiamo così, chiediamo qui la nostra, come dire, il nostro collegamento.
credo che con un grand'angolo abbiamo abbracciato veramente tutto quello che è emerso in queste ultime ore in tema economico. Grazie Dino.